Ciao a tutti. Ci siamo? Ciao. Siamo sicuri? Ce l'abbiamo fatta. Aspetta. Dai, 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 dai. Dai, anche in chat ci confermano che siamo live. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ma alla fine, perché il tema era così abbiamo trionfato. Che alla fine un po' di attesa ne varrà la pena, speriamo. Ok, Sicuro bisogna eccoci, ce ricompensare chi l'abbiamo. ha preso così tanto. Sì, infatti guardate, dai. Io farei un maggior applauso alla nostra regia che comunque ce l'ha messa Dai, dai. tutta. Allora, aspetta, allora, visto che stiamo così. Allora, Arianna, come avevi pensato di organizzare la serata? Allora, onestamente pensavo che la serata se sarebbe organizzata in maniera più tranquilla, cioè con tutta onestà è stata un'impresa già il cominciarla. Va bene così. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti quanti. Io saluterei anche i nostri ospiti. Allora, siamo all'incirca quasi 200 persone, il che non è male. Super Papa è già arrivato, comunque, aperta parentesi. Ciao a tutti, buonasera. Caterina, ti Buonasera. salutano. Saluto mangaka disagiate, questa è proprio la mia gente. Bravissima. No, mi dispiace più che altro, ragazzi, ve lo dico, scusate per la qualità in studio oggi, che di sicuro è peggiore rispetto a quella dell'altra volta, ma migliore indubbiamente dalla webcam di prima, però abbiamo avuto diversi problemi tecnici, infatti scusate pure per il ritardo, ma abbiamo avuto qualche problema all'ultimo minuto, perché ovviamente se non c'è l'imprevisto, qui non c'è divertimento, giusto? Mi confermate voi due? Ma Assolutamente, Massimo lo conferma. assolutamente. È il brivido, è bello della diretta, Questa anzi. Allora, non è male la qualità, vabbè, dai, su, mo piano piano, comunque si fa quello che si può. Comunque, innanzitutto, comunque, scusate, io, visto che oggi abbiamo come ospite Caterina, soprattutto ospite d'onore Caterina, io porterei l'attenzione su maglietta a tema del giorno, che questa l'avete votata voi su Instagram, aperta parentesi. E vogliamo aspettare altri 2 minuti per consentire alla gente No, di no, rendersi conto già abbiamo fatto tanto ritardo. iniziamo. Va bene, va bene. Allora, quindi, visto che abbiamo fatto ritardo, visto che comunque è già mezz'ora che in teoria dovevamo stare in live, io proporrei di cominciare subito con le domande, che dite? Anzi, no, Assolutamente iniziamo sì. subito con le presentazioni. Allora, prima le signore, Caterina, vai, presentati, dici tu chi sei, cosa fai, dove abiti di casa, il numero della tua carta di credito, tutto. Ok, anche le cifre dietro, giusto? Le 3 cifre dietro. Ovvio, soprattutto le 3 cifre Sono dietro. importanti quelle, sono importanti. Ora, ho ampliato il nome perché ero un attimo troppo informale in Caterina Rocchi, Lucca Manga School, tanto per non farci mancare niente. Quindi, intanto, ciao a tutti, per chi non mi conosce, sono Caterina Rocchi, fondatrice e direttrice di Lucca Manga School e Lucca Manga Academy. Sono scuole specializzate per chi vuole imparare a disegnare manga bene, nel senso con il metodo giapponese, con la tecnica giapponese, come l'ho studiato io in Giappone. Adesso trovate chiaramente Lucca Manga School su Twitch, su Instagram, su Facebook e dove vi pare. Personalmente, io come persona mi trovate in giro come pane e manga, sia su Twitch che su Instagram, che su Facebook, eccetera, eccetera. E poi tu hai una bellissima pagina Instagram dove appunto di che cosa parli? Come scusa, è saltato un attimo. Appunto hai una bellissima pagina Instagram. E di che cosa parli su questa pagina Instagram? Ecco, sulla mia pagina Instagram appunto mi chiamo Pane e Manga perché il discorso è, a parte essere cresciuti con pane e manga, ma anche guadagnarsi la pagnotta attraverso il manga e in generale nel mondo del disegno e nel mondo fumettistico. Quindi do tanti consigli anche su come si parla con gli editori, come presentarsi in maniera professionale, parliamo anche di disegno, di stile, consigli, tutte quelle cose che possono servire a chi è appassionato di disegno e vuole Grazie.
e vuole magari imparare qualcosa di nuovo, avere un posto dove fare due chiacchiere in libertà. Va bene, ok. Appunto, parlando di editori, invece, ora io mi rivolgo, no, dall'altro lato, mi rivolgerei a questi due signori che abbiamo qua. Voi due chi siete? Presentatevi, spiegateci cosa fate, anche voi il numero della carta di credito, mi raccomando. Ok, se l'avete registrato bene, altrimenti non ci sarà nessuna ripetizione. Emanuele Di Giorgi, sono uno dei soci fondatori della casa editrice insieme a Massimiliano Clemente e Concetta Pianura. Già detto tutto Emanuele, io sono l'altro cofondatore. Il nome è scritto lì sotto, no, sono Massimiliano Clemente. E abbiamo avuto questa bella idea di fondare questa casa editrice, poi vi racconteremo come e perché. Va bene, poche parole, così ci piacete. Va bene, allora, voi in chat, tanto per cominciare, avrete già qualche domanda da fare ai nostri tre ospiti o vogliamo partire con le domande che sono state accuratamente selezionate? Se, secondo me la chat sicuramente avrà delle domande perché le nostre presentazioni hanno sollevato più domande di quante non abbiano risposto, penso. Però cominciamo con le domande. Cominciamo con le domande che ti eri preparata, così poi dopo hanno il tempo di scriverle. Va bene. Allora, cominciamo con le domande che è già prefissate, va bene. Allora, io innanzitutto mi rivolgerei innanzitutto a Emanuele, perché appunto considerando che questa live l'abbiamo intitolata trucchi e consigli per approcciarsi a una casa editrice, per pubblicarsi a una casa editrice, innanzitutto io proporrei proprio di conoscere la casa editrice, quindi ci volete raccontare un po' com'è nata proprio la Tumè, com'è nata questo progetto, diciamo? Affonda le radici negli anni 90 con una fanzine che programmaticamente si chiamava Smettila, infatti l'abbiamo smessa velocemente, l'avevamo fondata io e Massimiliano, da adesso ormai cofondatore di qualsiasi cosa. E poi, passato al 2001, abbiamo cofondato di nuovo comics.it, che è stato uno dei siti più importanti legati al mondo del fumetto, tanto che nel 2004, quando Google ha lanciato un servizio Google Notizie, le notizie precaricate eravamo noi, Repubblica, un sito di viaggi. Da là l'idea di cercare di in qualche modo costruire un rapporto con i lettori, ma anche dare un apporto innovativo alla casa editrice. Infatti l'idea di utilizzare un nome nuovo come Tunue era proprio data dalla nostra voglia di approcciare il mondo del fumetto in maniera differente da tutti quanti gli altri. Infatti poi il claim nostro nel tempo, passando da editori dell'immaginario, potere alle storie, è approdato a quello che è l'origine assoluta della nostra casa editrice, ossia tutta un'altra storia, cioè la voglia di raccontare delle storie altrettanto belle ma nella maniera nostra. Un po' di cose interessanti le abbiamo fatte, ecco, Max forse sa raccontarle anche meglio di me perché lui poi è il direttore editoriale e non so se vuoi raccontare tipo i tipi tondi o qualche altra cosa. Beh, in questi 16 anni abbondanti sì, abbiamo fatto 16 anni? Beh, wow. Sì. Ormai pure di più perché era il 2004, quindi forse andiamo per i 17. Complimentoni. Abbiamo fatto tanti, incentrate tutte queste cose sui libri, perché poi quello che fa una casa editrice anche e soprattutto è pubblicare libri. Libri che siano sentiti, che abbiano delle storie che ci hanno conquistato e che riteniamo importanti far conoscere ai lettori. Noi abbiamo iniziato con libri di saggistica, proprio perché venivamo dall'esperienza di comics.it e siamo stati e siamo tuttora forse una delle case editrici leader nella saggistica sul fumetto e i fenomeni pop contemporanei. Però poi abbiamo iniziato piano piano a pubblicare anche graphic novel. E il nostro catalogo si è arricchito di anno in anno, aumentando sempre di più la quantità di fumetti pubblicati, sia per lettori adulti che per ragazzi. E abbiamo incontrato nel nostro cammino autori straordinari tipo Paco Roca, forse il più grande
narratore per immagini che c'è oggi. No, beh, Paco Roca, Paco è un grande. Domanda per la chat, ditemi che conoscete Paco Roca, mi raccomando. Oh, ragazzi, se non conoscete Paco Roca, ve lo dico, vi manca uno dei pilastri, penso, del fumetto contemporaneo, dico bene? Eh sì, assolutamente. Fate i bravi, ditemi che conoscete Paco Roca. Bravo, vedi. Come no, si va? Tutti insieme. No, vabbè, non bullizziamo su via, ci sarà modo. Non bullizziamo la chat, va bene. No, Povera sta sempre sul pezzo, eh. Adesso ha citato la casa che insieme a Rughe, già qualcun altro aveva citato già Rughe, sono veramente molto molto importanti. Qua anche delle domande. Allora, secondo me di cosa parleremo dopo, ma ce la teniamo. Tra poco, Aurora, non ti preoccupare, arriviamo per gradi. Comunque, scusa Massimo, ti ho interrotto. Anche se io posso rispondere, anche se posso subito rispondere su due cosettine, non pubblichiamo più romanzi, ma neanche più illustrati, quindi solo concentrati sui fumetti. Assolutamente. Per andare avanti e sintetizzare la nostra storia, abbiamo detto fumetti per adulti, ma poi nel 2011 anche una collana che si chiama Tipi Tondi, che è diventata la collana di riferimento per il fumetto per ragazzi, lettori sia junior che un po' più grandicelli, ha aperto opportunità per tantissimi autori che venivano dal fumetto d'autore, dal fumetto seriale, e che volevano iniziare a raccontare per ragazzi. Quindi i tipi tondi li hanno visti come una piattaforma dove poter dare seguito al loro desiderio di raccontare storie un po' diverse dal solito. È stato un progetto molto apprezzato perché ha vinto a Lucca il Gran Guinigi come miglior progetto editoriale. E negli anni si è confermato come appunto un progetto editoriale solido, aperto sia a autori italiani che internazionali, e ha offerto ai lettori storie veramente importanti. Io sono un po' l'uomo dei numeri. È la collana più grossa in Italia e anche quella là che Cuba ha più fatturato in assoluto, e, insomma, numeri veramente veramente importanti che ci fanno essere leader nei fumetti per ragazzi. Wow, tanta e roba, poi, insomma. Tante altre cose, una collana di narrativa che abbiamo visto, Emanuele prima ha detto che è stata chiusa, ma nei pochi anni di vita e nei pochi titoli pubblicati ha partecipato per 5 volte al premio Strega ed ha lasciato un segno in tanti appassionati di narrativa letteraria. Una collana di illustrati nata intorno all'opera di Shaun Tan, che è uno dei più importanti illustratori al mondo, la sua opera di riferimento che non deve mancare, così come i libri di Paco Roca nelle librerie di ogni appassionato dell'approdo. Esatto. No, bravo, Massimo Superpapera è pronto. Superpapera sta proprio sul pezzo, sta, eh. Che poi ricordiamo, sulla live precedente dovreste saperlo, il prossimo libro di Shaun Tan esce a marzo, avevamo detto, no? Allora, qua possiamo dare una notizia bomba: a febbraio pubblicheremo due libri, Memorial e The Viewer, che da tantissimo tempo erano esauriti, e poi a novembre avremo la consueta uscita. E aggiungo Le regole dell'estate, chiude insieme a The Viewer e Memorial l'elenco delle tutte le opere di Paco Roca, quindi a fine anno ci saranno sul mercato italiano tutte di Shaun Tan, tutte le opere disponibili. Bene, questo è una cosa estremamente interessante, anche perché negli anni precedenti era pubblicato da importantissime case editrici e piano piano invece abbiamo riacquisito i diritti di tutti quanti i titoli, sia del catalogo che delle novità. Bene, così. Mi hanno conquiste.
Massimo, scusami, volevi interrompo sempre per concludere. Concludiamo velocemente la nostra storia con quello che è stato l'incontro che ha aperto una nuova fase nella vita della Tunue. Appunto, l'incontro è avvenuto con il Castoro. Il Castoro è una casa editrice dalla gloriosa storia, la più importante casa editrice nel settore ragazzi oggi in Italia. Dal 2018 è proprietaria della maggioranza delle quote societarie della Tunue, quindi noi siamo entrati nel gruppo Il Castoro, ma conservando una piena autonomia operativa ed editoriale, e questo ci ha aperto tutto un nuovo filone anche di scelte, di approccio alla vita di una casa editrice, insomma. Io ho coniato a un certo punto, siamo passati da Cannes a Hollywood, prendendo Avatar e tantissime altre importanti serie come Emma l'Unicorno dal mercato americano e sempre ricordando qualche numero abbiamo quadruplicato il Anche Steven fatturato. Universe, no, sta qua, Steven Sì, Universe, riesco a assolutamente, indicare, tante sì, altre hai cose. visto? Dragon Oops, insomma, ce ne abbiamo di diversi. Bene, abbiamo soddisfatto tutte quante le curiosità sulla Tunue, possiamo passare avanti, possiamo arrivare al cuore. Possiamo andare offline, grazie per averci seguito, è stato bello essere Beh, insomma, ospite. poi che abbiamo soddisfatto le curiosità da Tunue, Cati, ci devi soddisfare le curiosità su Lucca Manga School. Quindi, cioè, com'è nata, ora tocca a te, com'è nata la Lucca Manga School? Allora, Lucca Manga School nasce in realtà, non mi sono messa giù con l'idea di adesso mi metto lì e faccio una scuola, tutto il contrario, nel senso volevo studiare io, solo che innanzitutto io ho dovuto andare, cioè sono dovuta andare in Giappone per studiare manga, perché in Italia non è che ci fosse tanta scelta, diciamo. Quindi ho cominciato ad andare in Giappone quando avevo 14 anni e ci andavo ogni anno. Chiaramente mi rendo conto che non è assolutamente una cosa normale e ne faccio tesoro, da una parte ne faccio tesoro, da quell'altra mi rendo assolutamente conto che stiamo a livelli altissimi proprio nella stratosfera. Fatto sta che a un certo punto è nata l'idea: proviamo a portare uno dei miei maestri dal Giappone in Italia perché anche io voglio studiare, ma anche perché voglio condividere con gli altri la fortuna che io ho avuto, perché appunto mi rendo conto che non è assolutamente normale pigliare le gambe e andare in Giappone a 14 anni. Quindi da lì è arrivato per la prima volta. Domanda un po' fuori contesto, ma secondo te è così fondamentale lo studiare le culture orientali per fare manga, oppure diciamo che anche un italiano potrebbe farlo? A Cioè, è livello indispensabile cioè, andare in Giappone o... a livello culturale non credo che abbia senso studiare giapponese o studiare la cultura giapponese, perché comunque sia il manga rimane una tecnica in maniera essenzialmente. Sì, nasce in Giappone, però è una tecnica. Sicuramente sapere un po' di giapponese se vuoi interagire con gli altri, con gli autori giapponesi può aiutare. Sapere un po' della cultura ti aiuta a spiegarti certe cose, però in realtà, secondo me, ecco, non vale la pena fare quello che ho fatto io, non quando c'è una scuola come la mia. Io l'ho fatto perché non avevo altra scelta che cominciare a studiare giapponese a 13 anni, cominciare ad andare in Giappone a 14 e portarmi dietro un insegnante in Italia a 17. Beh, Però. anche perché ora un pochino la cultura del manga è diventata un po' più diffusa, è diventata quasi routine, cioè non routine, è diventata, fa Sì, parte ormai della cultura assolutamente. giovanile.
Assolutamente, poi ormai fa parte anche della nostra sensibilità artistica perché comunque sia, almeno tutti i ragazzini degli anni 90 sono nati e cresciuti con, sì, con gli anime in televisione, perché passavano praticamente solo quello, non c'erano tanti prodotti italiani per bambini, meno che mai per ragazzini, per gli adolescenti. Infatti il manga si è infilato nel market degli adolescenti, ancora adesso sta spopolando perché è un target che generalmente viene sfruttato da una parte viene sfruttato poco, dall'altra è veramente difficile fare qualcosa specificamente per gli adolescenti senza farlo sembrare una cosa ragazzi, è tutto figo, è tutto tranzollo. Quindi, appunto, è tutto tranzollo, bellissimo questa espressione. Sì, vabbè, perdonami, ti ho interrotto, stavi dicendo, comunque hai preso il tuo maestro, il tuo senpai, e l'hai portato in Italia? Il mio sensei, ho preso uno dei miei maestri giapponesi e l'ho portato in Italia. Inizialmente appunto l'idea era di fare magari un corsettino all'anno, una cosa tranquilla, condividere con gli altri, però in maniera molto, molto leggera. Senza volerlo poi è esplosa, ormai sono 11 anni di attività di Lucca Manga School, abbiamo una sede da 1000 metri quadri, stiamo toccando i 200 corsi l'anno. Premetto che facciamo tanti corsi brevi, non sono solo i corsi biennali, anche se facciamo anche quelli, però chiaramente i numeri vengono pompati abbastanza dalla presenza dei corsi brevi appunto stiamo toccando i 1000 studenti l'anno, veramente cifre totalmente fuori controllo, perché non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Non avevo intenzione di creare una scuola, non avevo intenzione nemmeno di insegnare. È stato uno dei miei maestri che mi ha detto va bene, adesso te sei brava abbastanza, avevo 19 anni, dice te adesso sei brava abbastanza, non serve che le cose di base venga io a insegnarle in Italia, falle te fai i corsi base e io faccio i corsi avanzati. Morta dentro. E quindi poi da lì è diventata quello che... Sì, sono stata la prima insegnante italiana di Lucca Manga School, tra i 15 e i 18 insegnanti, perdo sempre il conto, italiani, però, perché altrimenti non riusciremmo, cioè sarebbe impossibile intanto trovare tutti questi insegnanti giapponesi disposti a insegnare in Italia, ma poi anche la traduzione sarebbe impossibile. Infatti poi ogni anno quando arrivano, ogni anno cerchiamo di invitare un maestro giapponese a fare lezione da noi, sia per gli studenti sia anche per gli insegnanti, perché comunque ci piace rimanere freschi, ci piace rimanere attivi e studiare anche noi. E lì traduco io perché è impossibile, perché per esempio tipo sapreste dire gomma pane in inglese se una persona che non è un artista lo saprebbe dire gomma pane in inglese, figuriamoci in giapponese. E quindi finisce qui, che traduco io. Certo. Bread gum. No. Top. Eh? Bread gum. Non credo che sia bread gum sia la traduzione letterale di gomma pane. Va bene, allora saperla nemmeno in inglese. In giapponese si dice nerikeshi. In inglese, oddio, come si dice? Kneaded razor. Sì, col knead come impastare. Abbiamo anche Blue Tack direttamente da Londra, quindi penso che insomma sia abbastanza attendibile. Okay. Allora, io ritornerei a
Massimiliano. Allora, voi comunque ci avete parlato un po' della Vai. casa editrice e Massimo in particolare, prima ci stavi raccontando che comunque avete fatto diverse collane, perché ovviamente essendo casa editrice avete anche diversi, cioè, libri che vanno per varie fasce d'età. Però invece, parlando del, diciamo, del tipo di storia, c'è un tipo che predilite in particolare, tipo, non lo so, il fantasy, il giallo, oppure avete, diciamo, un campo molto più amalgamato, diciamo. Non ragioniamo sul tipo di storia. La nostra scelta si basa sulla forza che ha quella storia, sulla capacità di coinvolgere, emozionare, sulla qualità anche artistica dei disegnatori. Non ragioniamo sul genere, quindi al di là del fatto che non pubblichiamo supereroi in senso stretto o che non facciamo fumetti, almeno per adesso, horror, oppure erotici, quindi levando alcuni generi del mondo narrativo, siamo aperti un po' a tutto. Quindi nel nostro catalogo si trovano sia storie fantasy che d'avventura, che storie di vita. L'importante appunto è che ci soddisfino per alcuni requisiti di forza della voce dell'autore, voce che si esprime nel caso del fumetto, nel disegno e nel testo. Io sono anche un po' più terra terra. È chiaro che se oggi uno si presentasse con un fumetto di 32 pagine, sarebbe molto difficile riuscire a trovare spazio. Poi è chiaro che ci sono altri mercati, l'americano, con gli spillatini ancora che vanno in giro al mercato direct, il mercato francese, che esistono ancora i cartonati da 48 pagine, ma con 74.000 vignette e casomai 5-6 strisce a pagina. Ma è difficile, insomma, che oggi possano essere pubblicati fumetti con una foliazione molto piccola. Non dico che siamo nel paradosso americano, che loro in qualche modo ingegnerizzano tutto, e quindi i fumetti di solito hanno 224, 240 e più pagine. Però è chiaro, insomma, che oggi ci vuole, per fare quello là che ha detto Massimiliano, cioè di raccontare una storia, ci vuole anche un certo numero di pagine. Che poi, Ricordatevi, perdonami, parlando per realizzare del prodotti. formato, ci sono dei formati specifici, ovviamente. Cioè, scusami, per formato non intendo, perché a proposito, ragazzi, Simple and Madama, questo uscirà a febbraio, perché alcuni pensano che il formato sia, diciamo, la dimensione della pagina, ma quando si parla di formato non si parla di questo, ma si parla di questo, di numero di pagine, giusto? Sì, in questo caso no, il formato è proprio la grandezza del libro, e in questo caso noi abbiamo principalmente tre formati: quello che tu hai mostrato, che è un 14,5 x 20,5, che è principalmente Quick. quello per ragazzi o comunque per libri che in qualche modo vogliamo che abbiano una diffusione mass market. E poi ci sono i 17-24, che di solito è il graphic novel per adulti, Questo tipo? e, ad esempio, questo. E poi dopo abbiamo l'altro formato, che è il 19,5 x 27, per poi arrivare all'albo francese, l'albo ad esempio quello dell'Approdo, che è un classico 23x33. Insomma, questi Non sono. credo di E avere. poi parlavo proprio di foliazione e numero di pagine. Sì, prima stavo Ok. dicendo che questo, quello che ha detto Emanuele, è valido per chi intende approcciare un mercato della libreria, librerie generaliste, e quindi puntare a dei livelli che sono diversi da quelli di un'autoproduzione o di un fumetto che aspira ad entrare in altri mercati. Ma anche questo, storie ormai contenute in pochissime pagine, non hanno possibilità di poter essere pubblicate. Possono essere un valido esercizio per l'autore o un biglietto da visita da presentare ad una casa editrice, però abbiamo il dovere, proprio perché ci sono dei prodotti che vanno in quella direzione, che stanno facendo scuola, che stanno determinando anche nuove tipologie editoriali,
di cercare gli autori di ideare storie corpose, perché poi in libreria sugli scaffali ci troviamo vicino i romanzi, e in televisione ci sono serie, e quindi il lettore, che è sempre più un lettore che ha consumi culturali sfaccettati, a questa persona dobbiamo dare un tempo di lettura che sia lungo, che quindi che produca qualcosa, altrimenti se risolve la lettura in 5 minuti, a fronte di un costo che poi deve soddisfare tutta una filiera, quindi dall'autore che deve essere pagato, la casa editrice che deve sostenere dei costi, prodotti con poche pagine sono fuori mercato, quindi non riescono a soddisfare tutte queste condizioni. Io ho letto una interessante domanda precedente che incrocia anche un qualcosa su cui avevamo pensato già di ragionare, di darvi delle indicazioni, ossia se accettiamo progetti solo di sceneggiature senza disegnatore. Allora, è chiaro che sì. Dall'altra parte, però, immaginatevi la difficoltà a cui potremmo andare incontro, ossia avere un buon progetto e dover andare noi a trovare un autore, che non è tanto questo, perché di buoni autori, di buoni disegnatori ce ne sono e ne abbiamo tanti in archivio, ma ci immaginiamo un livello ancora superiore, cioè la stragrande maggioranza delle storie che noi pubblichiamo sono storie che soddisfano non solo la nostra curiosità, la nostra bontà, ma di solito soddisfano anche un'esigenza da parte di un autore di raccontare quella specifica storia. E quindi non è semplicemente un esercizio di trovare un disegnatore di avventura, ma di trovare un disegnatore che racconta e voglia raccontare effettivamente quella storia. Che cosa suggeriamo, almeno io così, poi dopo Max, il direttore, sicuramente ne può dire anche più di me da questo punto di vista, o anche di sentire, ma qua abbiamo anche l'altra voce, stessa anche di Caterina, ossia di sfruttare la grande forza della rete, cioè di vedere se ci sono altre persone che possono essere dei buoni disegnatori, contattarli, sentirli. Dall'altra parte ci sono però anche le scuole, e quindi vivere dentro un alveo di una scuola e conoscere anche altre persone con cui unire le proprie forze. Ok, sentite, prima di fare la prossima domanda, che è rivolta a tutti quanti in verità, io vorrei di lanciare il giveaway di oggi, della live di oggi, che in questo caso, visto che è a tema, il titolo del giorno è "Tutti possono fare fumetto di Hood". Che cosa lo volete spiegare voi, visto che ovviamente l'avete pubblicato voi? Cos'è questo libro che sta pure riflettendo? Allora, questo innanzitutto è un manuale, giusto? Sì, è un, diciamo, semplificando, è un manuale, ma entry level, indirizzato quindi a tutti coloro che non padroneggiano ancora il linguaggio del fumetto, ed è la particolarità è che è a fumetti, quindi leggendo un fumetto si capisce come leggere un fumetto e anche in parte come fare un fumetto. Ok, va bene. Quindi ragazzi, questo è il titolo che regaleremo oggi. E però, prima di lanciare il giveaway, io passerei alla prossima domanda, che è rivolta a tutti e tre, ossia: come bisogna, lo stavano chiedendo pure in chat, come bisogna presentare un progetto a una casa editrice? Chi comincia? Caterina, se vuoi iniziare tu. Ok, allora, generalmente quando si parla di presentarsi a una casa editrice, intanto proprio la base totale, non voglio dare nulla per scontato, quindi, perché veramente ne succedono di ogni nel mondo editoriale, anche a Turme ne avranno viste veramente di tutti i colori, però la base è di avere un progetto,
letteralmente. Quindi una volta fatto il proprio progetto, poi bisogna cominciare a sistemarlo in maniera, in una maniera che sia abbastanza leggibile. Per esempio, facendo un bel portfolio dove si vedano le tavole di prova, dove, si vede, dove ci sia una sinossi, dove, ci sia, dove ci siano delle informazioni sulla storia, sui personaggi, su dove vogliamo portarla. Anche per esempio, una delle cose alle quali è molto difficile pensare per un emergente, ma che in realtà una casa editrice apprezza tantissimo, è una stima di quanti volumi, in quanti volumi vorreste portare questa storia a compimento. E piccola parentesi, piccolo consiglio, non scrivete 72 volumi, ma cercate di mantenervi forse sui 4 e a volte anche meno, soprattutto per un autore emergente che ha la prima pubblicazione, è bene volare basso all'inizio. Con volumi autoconclusivi, se vi presentate con un volume autoconclusivo, immediatamente la casa editrice, secondo me, vi vuole bene il doppio. Me lo confermate, ragazzi? Sì. Okay. Soprattutto un piccolo aneddoto, perché poi questa forse è la cosa un po' più interessante. Scriveteci i contatti, perché insomma a noi è capitato di ne parlavamo prima, voler andare avanti con un progetto e non siamo mai riusciti a capire chi l'avesse mandato. Ci volete raccontare qualche aneddoto, diciamo, di presentazioni bizzarre? Ma tipo di presentazioni bizzarre ci sono sempre, anche quelli che arrivano Aspetta, perdonami, domanda da rivolgere alla chat. Ma secondo voi, nel momento in cui bisogna presentare un progetto, bisogna presentarsi accompagnati dai genitori o ci si può andare anche da soli? Domanda in chat, è importante. No, il primo che risponde guadagna un punto. Sì, genitori. Aiuto. Accompagnati dagli animali domestici, Super Paper ha vinto tutto. Abbiamo con i genitori, c'è doppia combo. Per esempio, ecco, una piccola storia dell'orrore molto comune, perché persino in Giappone degli editori me l'hanno raccontata, la gente che arriva con tipo 100-150 volumi, con un editore giapponese gli è successo che gli venissero portate 500 pagine finite. Normalmente per presentarsi a un editore si porta il capitolo pilota e se va bene te lo fanno cioè ti fanno cambiare poche cose, se va male te lo bocciano via proprio. Quindi dice è arrivato e continuava a mettere pagine sul tavolo e io stavo sbiancando perché mi sarebbe toccato leggerle tutte. Quindi il momento della presentazione. Prima a un aneddoto divertente che vi era successo a voi due quando ancora selezionavamo illustrati, ho visto a Bologna Children's Book Fair una persona arrivare con un mattone, cioè una lastra di marmo di 1 metro per 1 metro, dicendo che da qua sarebbe stato tratto, insomma, delle illustrazioni di una serie di illustrazioni. Al di là degli aneddoti simpatici, ma io terrei veramente nel far passare l'idea che quello della presentazione del progetto è un momento importante, perché va a coronare il lavoro, semmai di anni, sia di scuola che di progettazione invece autonomo. Diciamo che deve essere preso con serietà, non si può lanciare dei JPEG nominati a SDFDF 1 e dire questo è il mio progetto. E deve essere preso assolutamente con serietà, perché quella poi quello è il biglietto da visita. E come non si va a casa di qualcuno che ci invita con le scarpe sporche di fango, brutti, sporchi e cattivi, così quando ci si presenta ad un editore bisogna dar l'idea di credere in quello che si è fatto, intanto conoscerlo alla perfezione e quindi evitare incertezze nella presentazione, non sapere bene
qual è la storia che state presentando. E poi invece, proprio materialmente, bisogna avere un pitch che sia esaustivo del progetto. Noi, come Tunue, quello che chiediamo è sempre, intanto nel caso dell'invio nel form online o via mail, ma poi se questo viene stampato anche a livello proprio materiale, un unico PDF, quindi poi un unico book, che deve avere la proposta di titolo, le caratteristiche tecniche, quindi quante pagine sarà, se in bianco e nero, il formato, la sinossi, possibilmente il soggetto esteso, le schede descrittive dei personaggi, perché è fondamentale sapere vita, morte e miracoli dei personaggi che saranno i protagonisti della vostra storia, e 10 tavole finite di un'unica scena, quindi consecutive, comprese di dialoghi, colori se sono necessari colori. Quindi questo è... questi sono gli elementi base. Naturalmente i contatti, è stato già detto, sono fondamentali. Email, telefono, nome e cognome. Quello che ha detto Massimo... Non ho sentito. Sì, stavo dicendo che quello che ha detto Massimiliano è fondamentale, e molti di voi che sono qui connessi hanno già compilato la nostra forma online, e, che l'anno scorso abbiamo utilizzato in due momenti, uno all'inizio dell'anno e uno nella seconda parte dell'anno, che adesso oggi daremo insomma i nomi delle persone selezionate. Ma ad esempio, per darvi un'indicazione, dalla selezione dell'anno, della prima parte dell'anno 2021, a maggio 2022 uscirà un libro che si chiama Colori Invisibili, disegnato e scritto da Sabrina Gabrielli. Andatevi a vedere insomma online qualcosa che fa questa bravissima autrice, che principalmente è conosciuta per le sue attività di copertinista nel mondo della musica, e questa dimostrazione che il nostro processo è un processo strutturato, basato proprio su dei contenuti, e quindi chi riesce a presentare in maniera strutturata un buon progetto, non è detto che poi diventi effettivamente qualcosa pubblicato, ma siamo sicuramente interessati a andare avanti, approfondire. E qua, insomma, se mi posso permettere, Max, aggiungerei anche un po' quello là che succede dopo, perché tante volte non è soltanto come presentare, ma anche un po' quello che succede dopo. Nel caso nostro proponiamo un'opzione con un contratto di edizione già definito, e quindi l'opzione, che di solito in 3-6 mesi ci permette di mandare avanti la storia e capire insomma se effettivamente quello lì che avevamo in mente noi e l'autore corrispondono, ma avere anche un quadro chiaro con un contratto di edizione ben strutturato e già indicato nel momento in cui andiamo avanti effettivamente con l'opera. Non tutti quanti partono con questo step, molte volte tra l'invio del progetto e l'opzione ci sono molte volte delle fasi intermedie di approfondimento su degli aspetti che possono essere migliorati, rivisti. In particolare attenzione molte volte riscontriamo sulla questione del target, cioè storie per ragazzi, ma che in verità non sono per ragazzi, storie per adulti che hanno protagonisti bambini. Insomma, ci sono tanti aspetti che fanno sì che poi dopo insomma un progetto si possa fermare o possa poi essere rimesso in carreggiata con dei piccoli, con delle piccole accortezze. Ecco, un discorso anche lì al quale fare attenzione per un emergente: è molto importante stabilire un target, è molto importante stabilire un target e attenercisi. Anche lì la casa editrice vi vorrà bene il doppio se arrivate e sapete già a chi si rivolge il vostro fumetto, e non che sia un po' a tutti, lo dicono tutti un po' a tutti, ma idealmente chiaramente andrebbe un po' a tutti, però
a livello di marketing, da qualche parte bisogna mandarlo questo fumetto. Dobbiamo avere un'idea a chi parliamo primariamente. Perché non, dopo tutto non è una cosa, va bene che c'è spazio per l'arte all'interno del fumetto, però quando andiamo a una casa editrice parliamo di lavoro. Quindi sì, anche sì. Lì stabilitevi un target. Dando la parola poi a... Ok, sì, effettivamente il target è la fascia di genere ed età per il quale vengono divise le persone per appunto stabilire a chi ci rivolgiamo. Per esempio nel manga ci sono molto famosi i manga shonen che sono fatti soprattutto per ragazzi adolescenti. Poi che lo leggano i vecchi di 80 anni, le bambine di 9 anni, non importa. Il discorso è che il pubblico, ci aspettiamo che il pubblico primario sia questo genere di persona qui. Nel caso nostro il target, quindi il lettore, nella collana Tipi Tondi, nella scuola primaria e secondaria, dopodiché abbiamo questa categoria dei giovani adulti, insomma young adult, che sicuramente sta sempre prendendo più piede, e dopodiché storie per, insomma, adulti di tutte quante le età. Ci sono una serie di domande che hanno fatto e alle quali vorrei dare una risposta, altrimenti si stanno accumulando. Ma io non sto capendo chi li mette in primo piano, chi li sta mettendo in primo piano. Simona. Stavo impazzito, pensavo fosse impazzito un latte, ok. Allora c'è Andy Mick che domanda se basta chiamare quando si ha un progetto per poi inviarlo, cosa dobbiamo fare? Allora, chiamare redazione? No, evitate come la peste di chiamare redazione. Abbiamo tanto lavoro. Iniziamo a rispondere a chi chiede informazioni su come inviare, se il progetto è stato ricevuto, se il progetto è stato valutato. Non possiamo lavorare sui libri e non possiamo lavorare sulla valutazione dei progetti vostri e dei vostri colleghi. Quindi quello evitatelo, non solo con noi ma con tutti gli altri editori. Ci sono... Sì, diciamo che è anche antipatico, perché comunque fa molto persona bisognosa di attenzioni, e se ti riempi il parco autori di persone troppo bisognose di attenzioni, poi dopo appunto non c'è tempo più per fare niente dal punto di vista dell'editore. Quindi non chiamare, il telefono non esiste. Ogni editore ha delle regole, delle metodologie per l'invio dei progetti. Noi da un anno a questa parte abbiamo attivato un servizio online, c'è una form da compilare con una serie di dati e quella è sempre attiva, lì si possono inviare progetti sempre. Altri momenti importanti sono le fiere, principalmente Lucca, Bologna Children's Book Fair, Napoli, le fiere dove hanno già dei momenti strutturati di incontro con gli esordienti, ma anche con i professionisti. Aggiungerei anche l'ARF, che è molto attiva da questo punto. L'ARF, assolutamente, bravo, l'ARF, che è anche organizzato per fare una selezione a monte di tutti i progetti arrivati. Se accettiamo progetti anche legati a romanzi già editi con altre case editrici? Dipende, se è un adattamento di un romanzo pubblicato fuori diritti, sì, perché sono fuori diritti. Se è invece ancora in corso di validità, i diritti vanno contrattualizzati o con l'autore o con l'editore, però dipende sempre dal tipo di storia. Un'altra domanda era: preferiamo il digitale o il tradizionale? È indifferente, sempre più ormai è tutto digitale, ma anche qui dipende dall'abilità del disegnatore e dalla qualità della storia. E ci sono periodi specifici nei quali è preferibile inviare i progetti? Come ho detto prima, no, potete inviarli in qualsiasi momento. E ci sono dei periodi invece dove diamo le risposte, quindi di solito passano 3-4 mesi e poi diamo delle risposte su tutto quello che è arrivato in quel periodo.
70 anni dalla morte, vedo qui fuori i diritti. Fuori i diritti sono 70 anni. 70 anni dalla morte. E ringraziando la Disney per aver fatto cambiare da 25 a 70 anni. Tra un po' arriveranno a 90. Quindi tra... No, in America, sì, in America sono 90 o 95, non ricordo. Se ricordo. Per mantenere i diritti su Topolino. Senti una cosa, allora, altra domanda per la chat. Ho fatto che la domanda di prima, quella sui genitori, secondo me l'ha vinta Mattia Zarini Art, con accompagnati da una bella bottiglia di vino, che secondo me sembra doverosa. Cioè... Un saluto a Mattia, che è uno dei miei. Ok, altra domanda per la chat. Secondo voi, per presentare un progetto, bisogna... Cioè, si può presentare con il logo di un'altra casa editrice sopra, oppure sarebbe più carino, diciamo, non farlo? Ma diciamo, perché facciamo queste domande strampalate, perché chi risponde bene poi vincerà, tutti possono fare fumetti. E certo, ma le facciamo anche per mettere in guardia, da evitare errori, perché nella nostra storia ci sono capitate queste cose, e quindi... è opportuno prestare attenzione, perché non è poi simpatico ricevere queste cose, perché dimostrano una poca attenzione nel proporsi. Quindi state attenti a ogni particolare. E poi, corollario di questo, ogni portfolio, ogni progetto va tagliato per ogni casa editrice, perché Tunue ha una linea editoriale, una visione, altre case editrici ne hanno altre ancora, quindi... Quando si parla anche del no, è un no definitivo o è un no derivante dalla casa editrice? Nel caso nostro, noi pensiamo che a volte ci potrebbero essere delle bellissime storie a cui noi diciamo no, ma non perché non sono per noi, non perché non sono pubblicabili o allo stesso tempo valide. E infatti, altra cosa importante, perdonami, quando si presenta un progetto a una casa editrice è importante studiarsi il catalogo di quella casa editrice, perché tipo, non lo so, come avete detto voi prima, voi magari non pubblicate supereroistici, collane supereroistici, e quindi magari dici, non è che ti presenti con lo spin-off su Superman. Certo, mi dirà che non si può fare, ma proprio non lo pubblicheremo, insomma. Quindi è importante studiarsi anche il catalogo della casa editrice. Senti, invece, domanda rivolta a Caterina. Parlando dei fumetti, secondo te è fondamentale leggerne tanti di fumetti, oppure basta magari, non lo so, avere una storia e cercare così di buttarla? Ecco... Secondo me è estremamente importante leggere tanto. Sembra una risposta scontata, però da una parte sì, tecnicamente basta avere un'idea, ma più leggi meglio è, anche perché ti rendi conto intanto di che cosa è già stato pubblicato, perché se mandi a pubblicare una tua storia totalmente originale, per carità, però è di... un alieno che è caduto sulla Terra e diventa super forte con gli occhi laser e vola e viene adottato da due poveri contadini e finisce a salvare una città chiamata Metropolis, ecco. Chiaramente non può essere pubblicabile, perché può essere una storia bellissima, un'idea stupenda, però... È già stata fatta, quindi uno dei motivi per cui è anche bene leggere qualcosa prima di provare a pubblicare noi è anche per renderci conto di che cosa già esiste e quindi che cosa non possiamo andare noi a fare. Poi, per carità, non dico che bisogna aver letto tutte le cose che sono mai state pubblicate nella storia delle cose pubblicate, però diciamo... E anche si impara anche tanto leggendo. Quando cominciamo a leggere in maniera critica, in maniera attiva, non a livello passivo come quando si fa zapping in televisione o cerchi il prossimo titolo da guardare su Netflix mentre scorri al telefono, quando leggi in maniera attiva
impari sulla composizione della tavola, sulla gestione del colore, impari tante puoi prendere spunti per del puoi tipo cioè, cominciare a vedere gli autori in maniera più professionale, in maniera anche più interessante, perché poi a questo punto ogni fumetto ti dura il quadruplo, perché ogni volta che apri una pagina cominci a guardare: ah, ma guarda bella questa gabbia, guarda come l'ha gestita bene, ma interessante il design del personaggio, guarda là, e ti diventa un'esperienza di studio anche, quindi assolutamente io consiglio di leggere tanto. Io andrei avanti anche con le domande, perché ne sono arrivate un paio molto interessanti. Parto dall'ultima: rispondete negativamente, e qui mi rifaccio a quanto detto da Massimiliano, lavoriamo tanto. Devo dire che abbiamo fatto noi una scelta un po' controcorrente, cioè dal 2017 ad oggi pubblichiamo meno libri, aumentando lo stesso il fatturato, quindi perché ogni libro gli dedichiamo molta più attenzione e cerchiamo in tutti quanti i suoi aspetti di seguirlo, non solo in fase di creazione, ma anche di comunicazione. Ma per fare questo ci dobbiamo concentrare su quello che vogliamo effettivamente lavorare, e quindi abbiamo creato questo metodo strutturato. Sul sito scriviamo fino alla data in cui abbiamo controllato i progetti. Adesso siamo arrivati proprio ai primi giorni del 2022, quindi tutte le persone che hanno inviato un progetto prima, che non saranno tra quelli lì che oggi nomineremo e che non sono stati contattati per altri motivi, significa che il loro progetto non è stato scartato. Non abbiamo la forza di poter commentare perché in alcuni casi sono proprio inguardabili, in tanti altri casi hanno diversi problemi e veramente non abbiamo la forza per fare questo. C'era un'altra domanda a cui rispondere, che è stata un po' presentata prima, ossia se pubblichiamo serie. Nel caso nostro, dopo quasi 20 anni di storia, abbiamo pubblicato la nostra prima serie, che è 7 crimini, che sta avendo un notevole successo, ma l'abbiamo pubblicato il primo numero a settembre 2021, ci abbiamo iniziato a lavorare nel 2019. Quindi pubblicare una serie è una cosa molto importante, molto seria. È vero, poi ne pubblichiamo anche un'altra che amate tantissimo, che è Monster Allergy, ma insomma lì è stato un po' più facile perché esistevano già un mondo delle storie, e poi partire con la nuova serie è stato molto più facile rispetto a idearne una nuova. Ok, poi allora ad alcune domande abbiamo già risposto, se vogliamo ripetere la risposta, tipo: è ideale presentarsi in sede o tartassare la casa editrice di telefonare se bisogna presentare un progetto? Abbiamo detto no. Abbiamo già ovviamente risposto. Le fiere, mi raccomando. E poi, come si fa a pubblicare con voi? Abbiamo specificato. E rivolto sempre a Caterina, per pure tua esperienza personale, abbiamo detto un no è definitivo. Ah, e poi mi ricollego a un'altra domanda che era stata fatta in chat, ossia: quando dite di no, spiegate i motivi, oppure è tipo interrogazione, cioè spiegate i motivi per cui è quel no. L'ha spiegato adesso Emanuele. Non possiamo scrivere a tutti quelli che hanno mandato i progetti spiegando perché l'abbiamo rifiutato. Tenete conto che in 3-4 mesi possono arrivarci 300, 400, 500 progetti. Ogni giorno ne arrivano 3-4. Se passiamo il tempo a dare spiegazioni dettagliate sul perché un progetto non è approvato, non lavoriamo ad altro. E poi questo è un servizio che altri soggetti fanno, ma fanno a pagamento. Quindi noi non siamo un'agenzia che fornisce una scheda di lettura tecnica. Quello di solito lo fanno le agenzie o gli agenti. Noi siamo una casa editrice che può rifiutare o approvare un progetto. Nel caso in cui è perché è successo, dei progetti siano borderline, quindi non convincono appieno, ma c'è qualcosa, allora noi scriviamo e cerchiamo lì di dare
delle indicazioni, altrimenti quando c'è il silenzio, c'è il rifiuto, il progetto è stato, quando sono passati quei mesi il progetto è stato rifiutato. Invece io rispondo a quest'altra, rispondo a questa domanda che è molto interessante, perché un po' riprende quello che avevo detto, cioè cosa succede dopo nel momento in cui lo quando c'è il silenzio, c'è il rifiuto, il progetto è stato, quando sono passati quei mesi il progetto è stato rifiutato. Invece io rispondo a quest'altra, rispondo a questa domanda che è molto interessante, perché un po' riprende quello che avevo detto, cioè cosa succede dopo nel momento in cui lo approviamo, ossia c'è una fase in cui principalmente Massimiliano dialoga con l'autore o gli autori e quindi ci può essere un momento di ulteriore approfondimento, ma a un certo punto parte un contratto, che di solito è un contratto d'opzione, quindi si ha un tempo di 3-6 mesi per sviluppare dei materiali aggiuntivi e qua Max poi vi darà insomma un po' i dettagli di quali sono questi materiali, ma poi dopo c'è la realizzazione della storia. Ora, a noi non interessa correre, abbiamo titoli per tutto il 2022, diversi titoli nel 2023, è chiaro che se poi c'è una ricorrenza, un motivo, il fatto di una cogenza particolare, una velocità dell'autore, possiamo sicuramente avere insieme un calcolo dei tempi più veloce, ma meno di un anno di solito la vedo veramente difficile. Aggiungiamo a questo che è nostra esigenza di programmare la vera uscita del libro 4-6 mesi dopo che abbiamo il libro, perché per dare sempre un po' un valore aggiunto a questa presenza e raccontarvi un po' che cosa succede nel mercato, un libro deve essere promosso, quindi noi prepariamo una scheda promozionale, pensiamo insieme all'autore delle strategie di comunicazione, dopodiché le scriviamo in un documento, questo documento viene promosso da una rete di promozione dedicata, molto importante nel nostro caso, che si mette a dialogare con le librerie, con i buyer e raccoglie le prenotazioni, dopodiché in base a queste prenotazioni noi produciamo i libri e poi effettivamente escono. Ecco, questo processo qui dura 4-6 mesi e quindi quanto tempo c'è per lavorare? Tutto quello che si vuole, non corriamo, non abbiamo nessuna fretta, ma ci prendiamo noi ulteriore tempo per farlo uscire. Il classico, ho questa storia, voglio uscire per Lucca, già stiamo parlando del 2023, 2022 già è tutto quanto chiuso. Ok, poi io propongo di rispondere alla domanda di sovrimpressione, perché poi aperta parentesi era la prossima. Vai Max. Cioè, accettate progetti già finiti? I progetti già finiti, certo, li prendiamo in considerazione, ma non siamo una casa editrice che pubblica ad occhi chiusi quello che riceve. Ogni lavoro viene dissezionato, analizzato insieme all'autore e migliorato, perché il lavoro di editing è fondamentale, è un approccio proprio maieutico alla creazione dell'opera e quindi l'autore deve essere pronto a mettersi anche in discussione, così come facciamo noi, per fare dei cambiamenti che di comune accordo. Anzi, da parte di un autore che si approccia a una casa editrice, non ricevere nessun tipo di critica, nessun tipo di cambiamento sulle pagine e immediatamente va in stampa, non è un buon segno. Cioè, almeno io come autrice, se mi presentassi una casa editrice e mi dicono sì, ti pubblichiamo così com'è, non ti preoccupare, vai, vai, vai. Ora, per carità, sono brava, però non così brava. Mi aspetto che ci siano delle correzioni. Non sono poi così seri questi qui. No? Io invece ho non le vogliamo. Altre due interessanti domande.
Una su un progetto Braille, ecco qua entriamo in un mondo, noi siamo una realtà che per stare in piedi, per fare pochi libri, di ogni libro deve cercare di vendere tante copie, quindi non possiamo essere una realtà che fa prodotti di nicchia, sicuramente esistono altre case editrici, sicuramente ci sono delle case editrici specializzate, non siamo quello lì, ecco, è chiaro che di cose belle nel mondo ce ne sono tantissime, noi possiamo occuparci di fumetto e di un particolare mondo del fumetto. Invece l'altra, che è ancora più interessante, se un autore deve avere un budget monetario. Siamo noi che paghiamo gli autori, non siamo una casa editrice a pagamento, facciamo pochi libri che scegliamo e che vogliamo fare. Anzi, ce ne sono tanti che vorremmo fare, ma che poi decidiamo alla fine a malincuore di non fare, perché più di tot non riusciamo a gestirli, perché non basta solo lavorarli, farli bene, stamparli bene, ma bisogna anche curarli poi nella comunicazione, nella promozione, e più di tanti non ce la si fa. Senti, invece, altra domanda. Allora, finora abbiamo parlato di fumetti intesi per lo più come, diciamo, parte grafica o parte della storia comunque, perché buona parte delle persone comunque pensano che il fumetto sia solo questo, cioè nel senso sia solo un bel disegnino, una storia vincente e punto. Però, volendo lavorare con una casa editrice, voi siete aperti anche ad altri tipi di lavori, oltre appunto a quello del disegnatore o della presentazione del progetto, cioè nel senso uno sceneggiatore volesse presentare la vostra storia, oppure un traduttore, perché voi appunto avendo parlato, avendo detto che avete portato in Italia anche altre opere, anche straniere, ovviamente vi serviranno anche degli adattatori, anzi dei traduttori. Eventualmente siete aperti anche a quel tipo di collaborazione, oppure è una cosa a parte, un discorso a parte, diciamo? In parte è già stato risposto prima, sì, possiamo valutare solo sceneggiature, però il processo è molto più complicato poi per arrivare ad ottenere un libro. Un traduttore può proporre un libro tramite una scheda lettura molto dettagliata e verrà valutata quella scheda insieme poi alla lettura del libro. In generale una casa editrice, come qualsiasi azienda, c'è sempre voglia di trovare nuove figure, però è anche vero che essendo noi una realtà che produce un numero ristretto di titoli, è una realtà che lavora in maniera molto approfondita questi titoli, di solito o cerca delle professionalità molto elevate per chiudere alcune aree, quindi dalla comunicazione all'area commerciale, oppure a volte può essere un modo, e questo qua devo dire, insomma, abbiamo attinto tanto dei tirocini tramite università, insomma, questa è una possibilità che esiste. Ok, poi ultima domanda per Caterina. Tu hai qualche consiglio da dare per i giovani aspiranti che vogliono entrare in questo mondo? Ecco, agli aspiranti vorrei dire di dare la priorità a presentarsi in maniera professionale, perché da parte di un editore sicuramente è importante che disegnate bene, sicuramente è importante che abbiate una buona idea, però non è così raro trovare persone che sappiano disegnare bene, che abbiano una buona idea. Quello che vi dà veramente il vantaggio rispetto alla vostra competizione è presentarvi in maniera professionale, perché invece i professionisti di lì, di quello ce n'è carenza. Quindi presentarsi ai colloqui puntuali e ben sistemati, non come se steste rotolando fuori dal letto in quel momento.
presentarsi con una veste grafica, con una veste grafica accattivante anche nel portfolio, una cosa professionale, non solo un file zip di JPEG vari, ma di fare una cosa, di fare una cosa professionale con un po' di grafichina, un po' di scrittine che non siano appuntati appena a margine della pagina, ecco, presentarsi insomma in maniera professionale, in maniera seria, aiuta più di quanto non pensiate. Ok, domanda sempre per Caterina: crescerà il manga italiano, diminuirà quello originale made in Japan, c'è spazio per tutto? Onestamente penso di sì, perché ormai, ormai è un fenomeno che sta andando avanti da parecchio tempo. Stavo facendo qualche ricerca qualche tempo fa ed è uscito fuori che in realtà i primi manga sono stati importati già negli anni 60. Ormai il manga è una cosa che fa parte anche lì della nostra, non voglio dire cultura, però della nostra sensibilità, perché comunque sia, ne abbiamo visto tanti anime, abbiamo letto tanti manga, e per me è semplicemente naturale che gli autori vogliano, ci siano degli autori che vogliano crearli personalmente. Poi, per carità, se appunto la domanda è come mai il fumetto italiano a Tokyo non lo troviamo, è perché in realtà questi autori sono ancora molto giovani, devono ancora fare strada ed esperienza per diventare dei grandi nomi, perché le case editrici hanno cominciato da poco a pubblicarli, anche se in realtà poi persone che li disegnano, che disegnano manga e sono italiani, ce n'erano da parecchio tempo. Diciamo che le case editrici hanno cominciato più avanti a pubblicare autori italiani. Inoltre i giapponesi sono particolarmente resistenti al cambiamento e il mercato, e non c'è assolutamente mercato in Giappone per fumetti stranieri. Infatti in fumetteria non si trovano fumetti francesi, non si trovano comics americani, bisogna andare in negozi specifici e specializzati per trovare cose che non siano strettamente manga all'interno di una libreria giapponese. Quindi anche questo è un fattore, nel senso, se per andare a trovare un fumetto di Superman in Giappone devo andare a cercare specificamente il negozio che vende solo comics americani perché si è voluto prendere quella nicchia lì, e devo andare in fondo a Roppongi per trovarlo, scendere una scalinata buia e andare in un sotterraneo, mercato nero praticamente, con i fili esposti, ecco. Capiamo perché non troviamo un manga italiano ancora. C'era proprio un negozio, o c'era tipo un uomo che t'ha aperto l'impermeabile e c'aveva tutti i fumetti da Superman? A un certo punto cominciavo a farmi due domande, ecco, se fosse, era veramente un, se aveva una licenza per vendere, ecco, non lo so. Fatto sta che appunto è molto, molto difficile. Bene. Io direi che siamo arrivati forse al momento più importante, quello là anche di annunciare quali sono gli autori che sono stati selezionati in questo nostro processo, ecco, che abbiamo lanciato nella seconda parte dell'anno, e così annunciarli. L'idea per chi potrà è di incontrarli già martedì 25 dalle 10 in poi, poi andremo a fare uno scaglione insomma per ogni autore. Chi non potrà quel giorno rischeduleremo insomma con un'altra giornata, però ecco, a darvi l'indicazione che non solo abbiamo pianificato un processo di selezione, l'abbiamo portato avanti, abbiamo analizzato, come ha detto Massimiliano, Centisci. Ma è lo stesso, tanto penso che per loro sia interessante sentire se ci sono o no nella lista. Sì, come ha detto Emanuele, sono stati tanti, circa 300 progetti inviati in quel lasso di tempo che poi andava a sostituire Lucca Comics, o meglio, per chi non poteva non ha partecipato a Lucca Comics, e quindi in quei due mesi quasi 400 progetti. Di questi ne abbiamo selezionati 5,
e sono Once Upon a Friend di Marco Alama e Marcello Manchisi, Bottondoro di Angela Sancono, Brainbad di Bruna Martini, Kepi, oltre alla città marrone di Marco Gaffurini e Doris Giacchetto, e The Adventure of Steve Tales di Bob Rusty. Ah, qua in chat c'è Bruna, Ragazzi. ah, in diretta assoluta. In diretta Bene, proprio, riceverai, tutti quanti starà riceveranno saltando un'email. intorno al computer. Sì, Emanuele, forse non si è sentito, se puoi. Sì, stavo dicendo che poi tutti quanti questi autori riceveranno un'email con tutti quanti i dettagli, però insomma qui ci tenevamo a dare anche un po' in diretta un po' di visibilità al loro lavoro, perché tutti quanti questi hanno presentato dei progetti validi, interessanti, ma sicuramente super professionali. Ce ne sono stati tanti altri, insomma alla fine però bisognava scegliere in qualche modo, cercando di... Vedremo insomma se porterà a qualche passaggio successivo. Fedelofi chiede come si può ritentare. Assolutamente, la forma è aperta sempre, come ha detto Massimiliano. Noi ogni tot li vediamo questi progetti. Di solito facciamo due selezioni l'anno, una nella prima parte dell'anno, una nella seconda, però insomma, essendo un'area che è sempre visibile, se arriva qualcosa di estremamente importante, a volte possiamo anche intervenire prima. Ecco, la cosa importante è che aggiorneremo la pagina del sito e diremo fino a che data siamo arrivati. Quindi questo è un segno di trasparenza e chi l'avrà mandato nella data successiva avrà ancora speranze, insomma, perché non è stato ancora valutato. Siamo arrivati proprio ai primi del 2022, Max, mi dai conferma su questa Sì. cosa? Va bene. Allora, io personalmente ho finito le domande da porvi. Se volete, non lo so, dare qualche ultima indicazione, se qualcuno in chat ha qualche ultima domanda da Quindi fare. solo 5? Eh sì, perché se poi pubblichiamo pochi titoli l'anno devono essere. Non è detto che tra Migliori. questi 5 poi ci esca qualche cosa veramente, però insomma, per questo anche Caterina ha ripetuto più volte la professionalità, perché la competizione è altissima, la qualità è altissima e alla fine pochi ce la faranno in questa tornata, ma comunque. No, ripresentare lo stesso progetto a meno che non è notevolmente migliorato, ma di No. solito è difficile, insomma, è sempre meglio cambiare, perché poi quelli che sono veramente interessanti comunque in qualche modo vengono contattati. Ecco, quindi conviene sempre ripartire con nuovi progetti. Ci sono tanti di voi che hanno mandato più progetti. Alcuni di questi che sono stati selezionati hanno mandato più di un progetto. Alla fine uno ce l'ha fatta. E ne rimase solo uno. Va bene, signori, io penso che siete stati abbastanza esaustivi, abbastanza esplicativi. Penso che possiamo anche ringraziare, anche perché sono le 8:15, penso che dovranno anche andare a cena questi poveracci. Eh sì. Vogliamo concludere o c'è qualche ultima cosa che volete dire? Se io posso dire di ringraziare te, Filodoro, per quello là che fai e per metterci il viso, insomma, ogni mercoledì alle 6:30 con queste dirette live. E non so se ci vuoi raccontare anche la settimana prossima che cosa avrai, insomma, in anteprima. La settimana prossima in anteprima avremo i 10 titoli migliori del catalogo, appunto, perché come stavamo dicendo prima, è fondamentale conoscere il catalogo di una casa editrice, ragazzi. E avremo un ospite speciale, si può dire chi sarà? Beh, è talmente speciale che per darvi sempre qualche numero, perché io sono uno dei numeri, il manga che ha venduto di più in assoluto in Italia, a valore, quindi come entrate, non come copie, ha venduto la metà di questo signore qui, di questo autore che noi pubblichiamo, che è il terzo
terzo autore più venduto in assoluto in Italia, anche qui per darvi qualche numero. Primo Lion Gamer, secondo Zero Calcare, terzo Pera Toons, e la settimana prossima avremo Pera Toons. Intanto vi potete fare un sacco di risate perché tutte quante le sue cose sono ben visibili in rete. Allora, sì. Io proporrei di, scusate, ridire perché l'avevamo pure visto in chat, quali sono le fiere alle quali eventualmente si possono presentare i progetti. Chiedevano almeno, anche no. se annunciavate durante questa live chi ha vinto il giveaway. Ah no, lo annunciamo successivamente? No, tu hai dato un nome, va bene. Ah, visto quello? Che... Okay. Sì, certo. Ok, allora il giveaway è stato vinto da Mattia Zarinart, che appunto, ecco, ho detto ciao a ragazzi, io spero che stai ancora in chat, Mattia, con la risposta più divertente. Sarebbe divertente, sì, sì. Ma la cosa bella è che dice, meglio, cioè, lo dico io. 20 e 17, sono le 20 e 18, cioè se è uscito proprio in quel momento sarebbe veramente fantastico. C'è anche un'altra domanda però interessante, se può essere d'aiuto una fanbase. Allora, è chiaro che è di aiuto, ma non basta, cioè non basta dire ho 100 milioni e 67 miliardi di contatti, faccio un fumetto. Non è così scontato, cioè bisogna fare prima una storia interessante, raccontare qualche cosa, trovare un modo di interagire ben strutturato e poi poterlo fare. Ma insomma, a parità di progetti può essere interessante la fanbase, ma se non c'è il progetto è inutile la fanbase. Certo, anche perché, guarda, lo dico per esperienza, perché in realtà alcuni mi avevano detto, visto che, cioè, io sono già in contatto con voi, mi avevano detto, ma perché non fai tipo la biografia a fumetto? Dico, no, ragazzi, perché non, cioè, non sono i numeri che fanno la sostanza, no. Diciamo. Le fiere, okay. Lucca, ARF, Napoli Comic Con, Bologna Children Buffer, Torino, Salone del Libro, ma insomma... Queste qui sono quelle lì di solito. Bene. Va bene. Detto ciò, io penso che possiamo chiudere. Ringrazio tantissimo Caterina, Caterina, Emanuele, Max, non riesco più a centrare più, vabbè. Ringrazio tantissimo per la presenza oggi. E nulla, noi ci vediamo mercoledì prossimo, sempre alle 6:30, sempre su Twitch, alle 6:30 stavolta, sperando di essere puntuali. Per tutto il resto, ragazzi, mi raccomando, seguiteci su tutti i vari social. E aperta parentesi, questa live comunque sarà ricaricata sul canale YouTube della Tunue. Quindi se un domani doveste avere, non lo so, qualche dubbio, qualche perplessità, vorreste risentire quello che abbiamo detto durante la live, non solo questa, anche tutte le successive, ci ritrovate sul canale YouTube sempre della Tunue. Quindi avrete tutto là sulla playlist appunto di live Twitch. Va bene, ciao a tutti, vi ringrazio ancora voi tre per la bellissima serata e vi mando un bacio. Ciao! Grazie, grazie tantissimo. Buona serata. Grazie. Ciao. 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 Grazie.